Facciamo altri esempi, immaginiamo di misurare la lunghezza di un tavolo e di trovare 78 cm. Siccome non ho specificato l'incertezza, è sottinteso che l'ultima cifra scritta, l'8, oscilla di più o meno 1. Quindi il nostro tavolo è largo tra 77 e 79 cm. È anche chiaro che ho utilizzato uno strumento che può apprezzare soltanto fino ai centimetri e quindi non posso dare i millimetri nel risultato della misura. Quindi immagino di aver usato uno strumento di sensibilità a un centimetro. In fisica 78 cm ha un significato diverso da 78,0 cm, anche se ovviamente il valore numerico è lo stesso. Se io scrivo 78,0 cm vuol dire che ho utilizzato uno strumento più sensibile di quello precedente, cioè uno strumento che mi permette di apprezzare anche i millimetri. Per esempio ho utilizzato una riga millimetrata, invece prima era soltanto una riga centimetrata. Anche qui è sottintesa l'incertezza di più o meno 0,1 cm, cioè di un millimetro. Se poi utilizzo uno strumento ancora più preciso, ancora più sensibile, meglio, che ha la precisione addirittura del decimo di millimetro, come per esempio è un calibro decimale, allora posso dare il risultato con due zeri dopo la virgola, perché il primo zero sono i millimetri e il secondo zero sono i decimi di millimetro. Quindi questi tre valori numerici sono lo stesso valore dal punto di vista aritmetico, ma hanno significati diversi dal punto di vista fisico, perché l'ultima misura è la più precisa, cioè è quella la più precisa di tutte, nel senso che è quella eseguita con lo strumento più sensibile. Di conseguenza le cifre significative dell'ultima misura sono 4, cioè questi due zeri sono significativi, della misura intermedia sono 3 cifre significative e la prima misura ha soltanto 2 cifre significative. Questo per dire che gli zeri dopo la virgola sono cifre significative, perché danno un'informazione sul livello di precisione della misura. Al contrario, gli zeri che si trovano prima della virgola o anche dopo la virgola ma prima del numero, questi 4 zeri qua, non sono significativi. Infatti prendiamo la prima misura, quella fatta con la riga centimetrata, senza i millimetri, 78 cm lo posso scrivere, facendo l'equivalenza, come 0,78 metri. È comparso questo 0, che però non è una cifra significativa, perché non aggiunge informazioni alla precisione dello strumento utilizzato, cioè non è che lo rende più sensibile, più preciso. Semplicemente questo 0, viene fuori come conseguenza del cambio dell'unità di misura, da centimetri a metri. Se poi passo a chilometri vengono fuori altri 3 zeri. Quindi questi zeri che stanno qua davanti al numero 78 non sono significativi, perché sono soltanto l'effetto di aver cambiato l'unità di misura da metri a chilometri. Quindi questi tre numeri 78, 078, 0,00078 hanno tutti e tre due sole cifre, cioè non è che questo ha tre cifre perché vediamo che c'è lo zero prima e allora diciamo tre cifre, no, e non è che questo ha sei cifre, non è vero. Questo ha due cifre, questo anche ha due cifre perché lo 0, non conta come cifra significativa, e anche l'ultimo numero ha due cifre, 78, perché gli zeri prima non contano. Quindi riassumendo, gli zeri prima non contano, gli zeri dopo sì. Gli zeri dopo contano, due cifre significative, tre cifre significative, quattro cifre significative, contano perché gli zeri dopo danno una misura di quanto cioè un'idea, un'indicazione di quanto la misura è stata eseguita con uno strumento sensibile.